Ciao a tutti belli e brutti, ben ritrovati qui sul canale di Gamers in una certa maniera. Io sono Mattville Gamer e oggi siamo qui per parlare della cerimonia dei The Game Awards che si è tenuta qualche giorno fa. Prima di esprimere un mio parere e dirvi quali sono le cose che mi sono piaciute di più, quelle che mi sono piaciute di meno, quelle che attendo di più, altro, facciamo una carrellata su tutti gli annunci che sono state fatte, quindi parliamo di quelle che sono le World Premiere, i nuovi giochi che arriveranno nel prossimo anno o comunque anche a seguire. Dai, buona visione!
Bene ragazzi, questi erano tutti i giochi che sono stati presentati, tutte le World Premiere che sono stati presentati alla serata dei Game Awards. E adesso invece passiamo a parlare di quelle che sono le cose che mi hanno colpito sia in positivo che in negativo. Direi di partire con quelle cose che secondo me sono mancate a questa manifestazione. In primis, un qualsiasi cosa che facesse riferimento al DLC di Elden Ring. Sappiamo che esiste, ma non sappiamo assolutamente a che punto è della lavorazione, non abbiamo avuto teaser trailer, non c'è niente, non c'è stato niente. Mi aspettavo di vedere qualcosa, ma siamo rimasti a quell'artwork che è stato presentato mesi fa. È mancato anche Death Stranding 2. La Kojima Production e Kojima in sé erano presenti alla manifestazione, ma con un altro progetto, Oddi, di cui parleremo più avanti. Per quanto riguarda Death Stranding 2, se ne riparlerà magari a un evento specifico, non lo so, magari un PlayStation Showcase o proprio un evento dedicato al gioco stesso, a Death Stranding 2. E un'altra cosa che mi ha lasciato un po' perplesso è stata, come dire, la poca presenza del mondo Xbox, nel senso, nel 2024 ci saranno tante uscite Xbox, anche nel 25, però si è visto poco, onestamente. Mi aspettavo qualche world premiere a riguardo dei loro giochi in lavorazione e in uscita, però probabilmente Microsoft ha deciso di tenersi gli annunci migliori per le sue conferenze. Bene, adesso parliamo di quelle che secondo me sono delle criticità, questo ovviamente dal mio punto di vista, delle criticità che hanno reso la manifestazione, che in sé per sé è molto bella, nel senso è molto ritmata e va tutto bene, dovrebbe essere un pelettino più corta secondo me, perché c'erano stati momenti dove hanno voluto secondo me allungare un po' troppo. Ci avrebbe fatto più impressione uno show un po' più corto ma più denso. No, non fraintendetemi, ci sono stati annunci, ci sono tanti annunci e tanti premi, quindi niente da dire. Però se lo show fosse stato un po' più corto, secondo me sarebbe stato meglio. Seconda critica che muovo a questa edizione dei The Game Awards è che la manifestazione dovrebbe essere un po' più focalizzata sui premi dei giochi. Ho avuto l'impressione che le premiazioni dei giochi fossero un riempitivo tra una presentazione di una cosa e l'altra, tra uno scorcio musicale, tra un ospite speciale. Lo so, fa tutto parte dello show, quindi ci sta, lo capisco, mi è anche piaciuto, però resto della mia idea che dovrebbe essere un po' più focalizzato sui premi. Alcuni premi sono stati presentati veramente a velocità supersonica. E qui qualcuno potrebbe dirmi, ma come, Matti? Hai appena detto che lo show è stato troppo lungo, se ci mettiamo a presentare anche qualsiasi premio in una maniera un po' più lunga, viene fuori uno show di 8 ore. Avete ragione, avete assolutamente ragione. Quindi il resto, sono d'accordo di fare alcuni premi minori velocemente, mentre invece di spendere un po' più tempo per quello che riguarda i premi importanti. Però resto della mia idea, che dovrebbe essere tornare ad essere un po' più incentrato sulle premiazioni, sui premi, sui Game of the Year. La terza criticità che trovo a questa edizione dei Game Awards, ma anche in quelle precedenti, è la divisione delle categorie. Nel senso, la divisione delle categorie non è abbastanza specifica per premiare i vari tipi di gioco. Per farvi un esempio su tutti, Final Fantasy XVI è stato inserito nella categoria dei JRPG. Onestamente, molto alla lontana può essere inserito in quella categoria, ma è più un action stylish, uno stylish action Final Fantasy XVI che un JRPG. Per questo dico che le categorie devono essere un po' più specifiche. Già quando avevamo registrato il video che davamo i nostri voti sul sito dei Game Awards, ero rimasto un attimo perplesso su alcune decisioni che erano state prese, come per esempio mettere nella categoria degli sportivi, mi metti Forza Motorsport con FC eSport, FC24, non c'è stato paragone,
assolutamente Forza Motorsport gli dà tre spanne a FC24. Però queste sono le mie considerazioni. L'ultima critica che rivolgo a quella manifestazione di quest'anno è la decisione di aver messo un remake, in questo caso il remake di Resident Evil 4, gioco spettacolare, bellissimo e tutto quanto, come uno dei candidati al Game of the Year del 2023. Mi sembra assurdo considerando che nel 2023 sono usciti talmente tanti giochi nuovi e belli che andare a premiare un gioco che è di, non lo so, 10 anni fa mi sembra, una cosa del genere, non mi è sembrata una grande idea. Non voglio stare a dire che avrei messo quel gioco, quell'altro ancora, però non lo so, l'idea di metterci un remake secondo me non è stata molto felice. Ripeto, a mio modesto parere. Bene ragazzi, queste erano le critiche che io muovevo alla manifestazione. Adesso invece vado avanti con un po' di considerazioni così, random, sia positive che negative. Vabbè, assolutamente d'accordo sul premio Game of the Year per Baldur's Gate 3, niente da dire, l'ho provato, non sono un fan, non ho mai giocato agli altri due, però il terzo devo dire che è veramente tanta tanta roba. Sono rimasto piacevolmente colpito che Alan Wake 2 abbia vinto un po' di premi. Perché vale la pena, è un gran bel gioco, molto autoriale, quindi vuol dire che a volte anche i AAA possono portare qualcosa di autoriale senza dover per forza passare dagli indie, che sono quelli che di solito portano l'autorialità ai massimi livelli. Sono rimasto un po' colpito che Zelda abbia vinto poco per il tipo di gioco che è. Il mio Game of the Year era andato a Zelda, per esempio, Zelda Tocca, ovviamente stiamo parlando di Tears of the Kingdom, e mi aspettavo vincesse di più. Sono rimasto senza parole dal fatto che Spider-Man 2 abbia avuto zero premi, nonostante le sette nomination. Torniamo al fatto che le categorie non sono fatte bene, perché Spider-Man è stato inserito in delle categorie in cui non poteva vincere, in cui c'erano altri contendenti che erano più specifici per quella categoria lì. Quindi mi ha lasciato un po' così e ha fatto tanto rumore, ho visto anche sul web, gente che si aspettava addirittura il Game of the Year. Io probabilmente a Spider-Man non l'avrei dato il Game of the Year perché era un more of the same. È migliorato tutto rispetto al primo Marvel Spider-Man, ma è un more of the same, fatto benissimo, niente da dire. Ci ho giocato, mi sono divertito, tutto quanto. Però forse il Game of the Year non gliel'avrei dato, però in qualche altra categoria, qualche premio gliel'avrei dato. Un'altra cosa che invece mi ha lasciato, che invece anche qui mi ha lasciato un po' così, è che qualche nomination all'inizio e qua magari anche qualche premio per Starfield, ma questa è una roba molto soggettiva, nel senso è una roba molto mia. È vero che è un gioco vecchio, Starfield, per tante cose. È un gioco di Bethesda, ma non sono andati avanti, cioè nel senso bello l'open universe che poi ti puoi esplorare tutto quello che vuoi, ti costruisci la base, l'FPS, i combattimenti, tutto quanto. Però non è recente, cioè nel senso manca quella spinta di nuovo, a Starfield. Però in sé per sé è un gran gioco, cioè nel senso l'idea che hanno avuto per l'endgame è qualcosa di spettacolare, di innovativo. Quindi è un peccato, è un peccato. Se Bethesda si fosse impegnato un po' di più, probabilmente Starfield sarebbe stato tra i possibili GOTY addirittura. Però è andata così. E adesso ragazzi, invece parliamo di quelli che secondo me sono stati i top della serata. Allora, cominciamo dal remake di Brothers. Ho giocato all'originale, mi è piaciuto tantissimo. All'inizio devi un po' prenderci la mano perché devi usare entrambe le levette analogiche, però dopo che ci hai preso una mano, ne vale, veramente un bel gioco, anche perché non è lunghissimo e la storia è molto molto toccante. Non faccio spoiler, ovviamente. Poi abbiamo avuto il grande ritorno di Siga, sembra incredibile e come ho già visto anche su internet, ci crediamo, ci vogliamo credere, no? I want to believe, come diceva Fox Mulder.
Sega tornerà con il remake di Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Street of Rage e Crazy Taxi. Speriamo in bene, perché vanno a toccare delle serie che sono cult per molti di noi. Io sono cresciuto con Shinobi, Golden Axe e Street Rage, quindi Streets of Rage, scusate. Poi c'è stato l'annuncio di Monster Hunter Wilds. Qui non mi dilungo più di tanto, perché so che Monster Hunter Wilds porta molti fan a seguito, ma io non sono uno che lo ha giocato. Ho provato a giocarlo, non mi ha preso, quindi probabilmente sono io, perché è giocato da tantissime persone nel mondo, quindi non, semplicemente sono io che non mi sono fatto piacere il tipo di gioco. È stato presentato ancora, anche un nuovo trailer, Metaphor Re Fantasio. Questo sembra veramente tanta roba. È un misto fra Persona e Attack on Titan, quindi mi ha impressionato tanto quando l'avevo già visto, quando avevano presentato il primo trailer, e mi ha impressionato anche qui ancora di più. Abbiamo poi avuto un nuovo trailer di Hellblade 2, che ancora una volta si presenta con un fantastico trailer, fantastica grafica. Abbiamo visto qualcosa di combattimento, però anche lì non abbiamo data, e ormai è tanto tempo che si sente parlare di Hellblade 2. Siamo ai livelli di Silksong per quanto riguarda la serie Hollow Knight, quindi contento di averlo visto, però mi aspettavo la data a questo punto. Per quello, ritornando al punto che Microsoft non è stata molto incisiva, secondo me, in questi Game Awards. Poteva essere molto meglio. È stato presentato il nuovo Tenkaichi. È stata tolta la numerazione, quindi non c'è 1, 2, 3. E praticamente si è tornati all'inizio, perché prima di chiamarsi Tenkaichi, questo Dragon Ball, questo era il nome ufficiale della serie di Dragon Ball dei Tenkaichi. È l'erede spirituale del Tenkaichi 3. Sembra tanta roba. Si è visto poco, ovviamente, abbiamo visto solo Goku, Vegeta, qualche altro famoso villain come Freezer, ovviamente i soliti, però sembra veramente, veramente tanta roba. Abbiamo visto Rise of the Ronin, anche questo sembra molto interessante, questo mi ha ricordato un misto fra Ghost of Tsushima e Sekiro, quindi se veramente verrà fuori una cosa del genere, tantissima, tantissima, tantissima roba. Ed è stato abbiamo visto anche un nuovo trailer di Black Myth Wukong, anche questo assolutamente hype, perché sembra fatto veramente molto bene, realizzato con tutti i crismi del caso, e devo dire che ho visto dei bei personaggi, delle belle caratterizzazioni, per quelle che si può vedere da un trailer. Ho visto un bel monster building, no? Delle belle caratterizzazioni dei mostri vari. Altro gioco nella mia top delle presentazioni di questa sera è stato Lost Records, gioco dai creatori di Life is Strange, quindi sappiamo che la parte della storia sarà assolutamente perfetta, perché finora i giochi fatti dai ragazzi di Don't Nod è sempre stata la parte migliore dei loro giochi, e ovviamente si sa poco, non sappiamo niente di particolare, quindi aspetteremo maggiori informazioni. Poi, di punto in bianco, così, out of blue, come dicono gli inglesi, siamo venuti a sapere che Arkane sta lavorando su il nuovo gioco dedicato a Blade. Sarà Marvel's Blade. Sono rimasto un attimo così. Mi ha messo sia hype l'idea di un gioco su Blade, ma mi ha lasciato un po' così, perché lo svilupperà Arkane, che è grandissima casa di sviluppo, che arriva però dal flop di Redfall, un flop clamoroso. Nonostante Redfall bruttino effettivamente, si poteva fare molto 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 meglio, non sia così brutto come dico, però sicuramente ha tante criticità. Arkane è famosa per i giochi in prima persona, non penso che andranno a presentare Marvel's Blade in prima persona. Teniamo le dita incrociate, speriamo in bene, perché di lore che riguarda Blade ce n'è tanta, perché era un buon gioco, però abbiamo visto cosa è successo anche con Gollum. Di lore lì ce n'era tantissima, eppure è venuto fuori un gioco disastroso. Teniamo le dita incrociate. Un altro highlight che voglio portare è il gioco di Hello Games,
quindi Light No Fire si chiama il gioco, e Hello Games sono quelli di No Man's Sky. E anche qui secondo me hanno fatto leggerissimamente il passo più lungo della gamba, visto che hanno presentato il loro Light No Fire come il primo vero open world. Mi verrebbe da dire, ma non hanno imparato niente? Cioè, nel senso, dopo l'esperienza con No Man's Sky, che avevano detto esplorerete l'universo, farete questo, questo e quell'altro, e poi alla fine chi ci ha giocato al day one e anche per i mesi successivi aveva visto in che condizioni pietose era il gioco. Poi che lo studio si sia concentrato a buttare fuori tantissimi aggiornamenti gratuiti, DLC gratuiti, e il gioco adesso sia un signor gioco, nessuno glielo toglie. Quindi magari hanno imparato, hanno fatto questo annuncio consapevoli di quello che dicevano. Però mi dispiace, ma al momento bisogna dargli metterci 3 punti di domanda, neanche uno. Però, come ho detto per Blade, finger cross, quindi dita incrociate. Sono stati annunciati anche i DLC di Final Fantasy XVI, quelli uno è già disponibile e un altro arriverà a breve. Non spendo molto perché tanto poi in caso parleremo direttamente e specificatamente dei DLC. E adesso ragazzi è arrivato il momento di dirvi quelli che secondo me sono stati i top 3 dello spettacolo, secondo me, secondo il mio parere. Cominciamo da No Rest for the Wicked. Allora ragazzi, quando ho visto il trailer di questo gioco mi sono hypato, scusate il termine che non esiste, però passatemelo. Livello di gameplay, a livello di impatto visivo, insomma a livello di ambientazione, mi ha attirato subito, così, non lo so, a pelle mi ha dato una buonissima sensazione. La cosa particolare è che questo gioco arriva dai creatori che hanno sviluppato Ori, entrambi gli Ori. Quindi è un gioco, secondo me, molto particolare perché loro non hanno mai fatto giochi in quello stile. Poi, i due Ori sono dei capolavori, secondo me. Sono dei capolavori che vanno giocati. Se non li avete giocati, assolutamente dovete provarli. E quindi super, super, super top hype per questo No Rest for the Wicked. È stato poi annunciato il DLC di God of War Ragnarok che si chiama Valhalla. È una modalità roguelite dove però c'è una storia in sé. E sembra tanta roba, cioè il DLC è già disponibile. Tanta gente ci ha già giocato e tutti hanno detto che ne vale veramente la pena perché aggiunge storia al gioco principale. Va a toccare dei momenti particolari del passato di Kratos, te li fa rivivere, insomma tanta roba ragazzi. E quando l'avevano annunciato, specialmente che avevano detto DLC disponibile a breve, era proprio tipo 3-4 giorni dopo, era veramente tanta roba. Provato, bello, bellissimo, fighissimo, ne vale veramente la pena. E ultimo, ma non per importanza, OD è il nuovo progetto di Kojima Studios ovviamente e Kojima stesso, prodotto in collaborazione con Xbox, quindi questo sarà probabilmente un'esclusiva Xbox, non lo sappiamo, lo vedremo. Dal trailer non si è capito nulla ovviamente perché i soliti trailer alla Kojima. C'è stata poi una presentazione dove parlavano del gioco, è arrivato Kojima stesso con la sua entrata da fenomeno, accompagnato da uno degli sviluppatori, hanno parlato un po' del gioco, insomma, non si è visto granché, si sono viste il trailer praticamente della gente che parlava, delle facce in prima visione, e non si sa che cosa sia questo OD, non si sa che cosa vuol dire OD, non si sa nulla praticamente, però ragazzi... Se si tratta di Kojima, qualcosa di autoriale sicuramente verrà fuori. A me Death Stranding è piaciuto tanto. So che Death Stranding è molto divisivo. O ti piace da morire o ti fa schifo. Questa è la cosa. Però ragazzi, se riuscite a entrare nella mentalità che le parti esplorative di Death Stranding sono da collante, e tutto il gioco invece si basa su determinati scontri con determinate creature e le scene di intermezzo che sono veramente veramente tanta roba,
la storia è tanta roba, e la lore che è stata creata è tanta roba. Death Stranding è un signor gioco, quindi super hype per questo OD di Kojima. Bene ragazzi, queste erano le mie considerazioni sui The Game Awards 2023. Fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino a qui. Vi invito a iscrivervi al canale, a attivare la campanellina per non perdervi nessuna pubblicazione. E niente, vi auguro buona giornata e ci vediamo al prossimo video. Ciao!